vivere, sperando di riuscire, che riesca tutto. Allora, dove sta? Eccola qui. Allora, questo lo abbasso. Ok. Quindi oggi parleremo di crisi climatica, cosa dobbiamo sapere, cosa sappiamo, cosa dobbiamo sapere e cosa possiamo fare. E parto con questa slide che, come vedete, ci mostra il ghiacciaio della Marmolada non tanto tempo fa, giugno 2017, quando ha raggiunto il suo minimo estivo. È stato un qualche cosa di assolutamente inusuale per questo ghiacciaio e recenti studi ci fanno pensare che questo ghiacciaio sarà uno dei primi a scomparire sulle Alpi. E già ne abbiamo avuto delle avvisaglie abbastanza importanti, ma quel giugno 2017 ha segnato veramente un punto molto importante e un campanello d'allarme anche molto importante. Vorrei partire con alcune definizioni. Noi parliamo di riscaldamento globale, di cambiamenti climatici, di crisi climatica, ma che differenza c'è? Allora, per quanto riguarda il riscaldamento globale, mi sembra abbastanza evidente, significa semplicemente un mutamento del clima terrestre che si è sviluppato a partire dal XIX secolo e quindi dall'inizio dell'era industriale e che è caratterizzato essenzialmente da un aumento della temperatura media globale. Per quanto riguarda invece il cambiamento climatico, parliamo di qualcosa di un po' più complesso, già si passa a un livello superiore. Non si ha più soltanto un aumento della temperatura, ma si ha una variazione di diversi parametri ambientali e climatici che sono collegati in qualche modo alla temperatura, ma che sono le precipitazioni, la nuvolosità, la temperatura degli oceani, quindi la temperatura della superficie del mare, la distribuzione anche di tutti quanti quelli che sono i sistemi ecologici e quindi lo sviluppo e la distribuzione degli animali e delle piante. E con il termine crisi invece si indica qualcosa di un po' più diverso ancora e anche un po' più allarmistico, allarmante. Più che allarmistico. E il termine crisi in effetti ci indica qualche cosa che è una situazione di non ritorno, un punto cruciale o decisivo. Se facciamo un passo oltre quella situazione, quel punto in cui siamo arrivati, possiamo non tornare più indietro. A meno che non prendiamo delle decisioni e prendiamo degli accorgimenti per cui riusciamo in qualche modo a rientrare. Quindi diciamo che se all'inizio del XX secolo si parlava appunto di riscaldamento globale e ci sono diversi studi nei quali si parla appunto di riscaldamento, aumento della temperatura media globale, poi siamo passati negli anni, più o meno negli anni 50, siamo passati a parlare di cambiamento climatico. Da allora si sono avuti diversi rapporti internazionali, ci sono diversi studi che si sono appunto focalizzati sul cambiamento climatico. È molto recente invece l'uso del termine crisi come un allarme, un passo successivo e quindi un allarme ancora più evidente e un punto appunto oltre il quale potremmo non tornare, dal quale non potremmo non tornare più. Quindi possiamo dire che oggi il cambiamento climatico è una crisi in tutto e per tutto. E se facciamo un passo in una certa direzione possiamo tornarne indietro, se lo facciamo in un'altra direzione non ne torniamo più indietro. E sta accadendo in particolare molto più rapidamente di quanto potessimo temere 30-40 anni fa. Nessun punto del globo, diciamo, che è immune dalle conseguenze del cambiamento climatico, un po' come la pandemia, nessun angolo del globo è immune dalle conseguenze del Covid. E dovunque andiamo sentiamo parlare appunto di pandemia e dovunque andiamo sentiamo parlare di crisi climatica e di cambiamento climatico, che può essere più o meno accentuato come per la pandemia, per l'emergenza sanitaria, possiamo avere più o meno vittime, possiamo avere più o meno casi positivi o negativi, e così per il cambiamento climatico possiamo avere dei segnali più o meno importanti.
Sicuramente l'aumento delle temperature sta aumentando e sta alimentando il degrado ambientale, sta aumentando o incentivando le catastrofi naturali e le condizioni meteorologiche estreme. A tutto questo poi sono associate tutta una serie di altri fattori che sono, per esempio, che ne derivano, per esempio la mancanza di acqua, quindi crisi idrica, una crisi economica, ma sono associate ai cambiamenti climatici anche, per esempio, tutte quante le migrazioni, o perlomeno gran parte delle migrazioni, parte dei conflitti oggi, che oggi ci sono, che sono molti sono legati all'acqua, quindi alla mancanza di acqua o alla distribuzione della risorsa acqua. E che dipende appunto dal fatto di avere un cambiamento climatico in atto e quindi una mancanza di risorsa idrica che sia sufficiente e di qualità sufficiente. E vediamo che il livello del mare si sta alzando, l'Artico si sta sciogliendo, le barriere coralline stanno morendo, quindi diciamo che il quadro non è assolutamente positivo, anzi, diciamo che non è proprio catastrofico, però ci sono molti, molti segnali che ci inducono a dire appunto che siamo più in un momento di crisi più che di cambiamento. E se guardiamo gli ultimi anni, dal 2015 al 2019, sono stati 5 anni più caldi mai registrati a partire dalla rivoluzione industriale, quindi dalla fine del XIX secolo. In particolare il 2016 è stato l'anno più caldo in assoluto, stiamo aspettando ancora che finisca il 2020 per avere per poter dire una parola anche sul 2020, ma il 2020 sembra molto in linea con tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Ora, quello che oggi possiamo dire è assolutamente inequivocabile è che c'è un'evidenza scientifica che il cambiamento climatico sta avvenendo. E fino a pochi anni fa avevamo tanti negazionisti, oggi i negazionisti non sono tanto sul fatto se c'è o meno un cambiamento climatico, ma piuttosto magari sulle cause del cambiamento climatico, se sono del tutto naturali, se sono del tutto antropiche, se sono in che percentuale sono antropiche, in che percentuale sono naturali. Un cambiamento climatico c'è sempre stato, se noi pensiamo alle glaciazioni e periodi interglaciali, quello è un cambiamento climatico assolutamente naturale, non c'era l'apporto dell'uomo. Quindi quello che si cerca di valutare oggi è quanto l'attività umana possa contribuire con le emissioni a aumentare l'effetto serra, che di per sé è un effetto naturale e quindi possa contribuire al riscaldamento globale e al cambiamento climatico in generale. Se guardiamo poi al bacino del Mediterraneo, le cose vanno, se non come sul resto del pianeta, forse anche un po' peggio, nel senso che la temperatura media è aumentata più rapidamente che non in altre parti del mondo. Quindi diciamo che la regione mediterranea è già sotto osservazione da diversi anni. Ed è stata riconosciuta come una hotspot, cioè un'area dove il rischio di cambiamento climatico è maggiore che non in altre parti del mondo. In particolare, le temperature medie, si parlava prima di un fine autunno che ancora non c'è. E con temperature che sono 5, anche 10 gradi sopra a quelle che sono state negli anni passati. Ma se vediamo però nel globale, quindi nella media globale del Mediterraneo, le temperature sono aumentate circa 1,5 gradi, quasi 1,5 gradi rispetto all'inizio dell'era industriale. Quindi di più che non a scala planetaria. Quindi, se ci focalizziamo sul Mediterraneo, la temperatura è aumentata più rapidamente e con un aumento anche più consistente. E in tutto questo, una temperatura più alta, che significa? Temperatura, io sono un fisico, quindi quando mi si parla di temperatura mi viene in mente appunto temperatura energia. E vuol dire che se abbiamo temperatura più alta abbiamo una quantità di energia maggiore disponibile nel sistema clima, che non è un sistema semplice da studiare, è governato da equazioni matematiche abbastanza complesse che
nessuno sa risolvere esattamente, e forse è meglio così da un certo punto di vista, è meglio andare un po' per passi, però riusciamo a fare delle buone approssimazioni, ad avere delle buone soluzioni utilizzando i computer, quindi risolvendole con dei metodi con l'informatica, con la matematica, con la statistica, abbiamo diversi metodi per cercare di risolverle. E avere tanta energia in più ci dice anche che gli eventi estremi, quindi piogge, nubifragi, temperature molto elevate, ondate di calore, periodi molto siccitosi, quindi mancanza di precipitazione per più e più giorni, sono collegati al riscaldamento globale, che in gran parte possiamo dire oggi è indotto dalle attività umane. Questa è una serie di pubblicazioni che sono state di lavori che sono stati pubblicati negli ultimi anni, a partire dal 2011, dove viene fatta un'analisi anno per anno degli eventi estremi nell'anno precedente. Questo arriva fino al 2017, ma abbiamo già il 2018 e il 2019 anche. E ci dice, man mano che si va avanti negli anni, vediamo che lo spessore della pubblicazione, il numero di pagine aumenta e aumentano i casi che vengono analizzati e che sono riconducibili, possono essere catalogati come eventi estremi. Qual è l'importanza degli eventi estremi? Allora, se un aumento in generale medio della temperatura è importante perché vuol dire un riscaldamento di tutto quanto l'ecosistema, un riscaldamento di tutto il pianeta, per esempio vuol dire lo spostamento della vegetazione a quote più elevate oppure a latitudini più a nord. Gli eventi estremi hanno un impatto ancora più grave sull'ambiente e sulla società, quindi sull'uomo in particolare, rispetto al cambiamento climatico medio. Cioè, un cambiamento climatico medio noi sì, va bene, riusciamo a sopportarlo, però sicuramente se abbiamo un evento estremo come un'ondata di calore che dura per diversi giorni, ma anche per un mese durante l'estate, con valori di temperatura che superano i 40 gradi, sicuramente l'impatto è molto più elevato e molto più grave. E negli ultimi decenni di questi eventi estremi ne abbiamo avuti tanti, abbiamo avuto un aumento del numero di precipitazioni intense, di nubifragi, e quelle che nei giornali sentiamo nominare come bombe d'acqua. Noi climatologi il nome bombe d'acqua non ci piace e cerchiamo di non utilizzarlo, però tanto per capirsi. E quindi aumento di precipitazioni intense, una diminuzione delle ondate di freddo e un aumento invece delle ondate di caldo e di temperature elevate, sia durante l'estate ma soprattutto anche durante l'inverno. E un aumento dei periodi siccitosi, quindi mancanza d'acqua, e abbiamo visto anche quest'anno, nonostante tutta la pandemia, noi chiusi in casa, l'agricoltura ha sofferto molto, non soltanto per via della pandemia che ha portato una grande crisi anche nel settore agricolo, ma anche e soprattutto per la lunga siccità che abbiamo avuto nel mese di aprile. Noi forse non ce ne siamo resi conto perché stavamo in casa, però chi lavorava nei campi se ne è reso conto. Un aumento delle mareggiate che sono indotte ovviamente dalla presenza di perturbazioni, del passaggio di perturbazioni abbastanza importanti che sono quelle che poi ci portano alle precipitazioni intense. E quindi in generale quello che abbiamo visto, che si vede negli ultimi anni, non abbiamo più grandi gelate. La primavera è una primavera che dura poco tempo, arriva subito un caldo abbastanza estivo, per cui il numero di giorni estivi è aumentato negli anni e quelli che possono essere definiti giorni estivi, che sono quei giorni in cui la temperatura media supera un certo livello di soglia. E sono aumentate le notti tropicali, che sarebbero quelle notti in cui la temperatura non scende al di sotto di una determinata soglia. Questa determinata soglia viene poi stabilita in base all'area geografica, quindi possono essere 20 gradi, possono essere 25 gradi, a seconda che siamo nel centro, nord o sud Italia. Le precipitazioni hanno nella figura a destra, questa in giallo e verde, queste barrette gialle e verde, ci dicono che invece le condizioni sono abbastanza complicate, non sono uguali se andiamo a vedere nord, centro e sud Italia,
e vediamo che abbiamo degli anni che sono molto siccitosi con precipitazioni, quindi con mancanza di precipitazioni, sono le barrette gialle. E alcuni anni invece abbiamo, per esempio, delle precipitazioni anche abbastanza importanti, per esempio vediamo le barrette verdi e questa, non so se riuscite a vedere, se si riesce a vedere il mouse, nel nord Italia pochi anni fa. E che cosa ci aspettiamo nel futuro? Nel futuro ci aspettiamo un aumento delle temperature e forse avete seguito un po' quello che si è detto, gli accordi di Parigi, gli accordi di Kyoto prima, gli accordi di Parigi dopo, che ci dicono che dobbiamo rimanere entro il grado e mezzo di aumento di temperatura da qui al 2100. E le cose stanno andando avanti, nel senso che poi i nostri politici si stanno dando da fare. Chi meglio, chi peggio, chi più in fretta, chi più lentamente, per poter mantenere, quindi per poterci mantenere le temperature entro quel livello, che è un discorso abbastanza complicato perché per mantenerle entro quel livello occorre diminuire le emissioni dovute alle nostre attività. E questo vuol dire anche un ripensamento un po' di tutto quanto la nostra economia e di tutto quanto il nostro sistema di produzione. Gli impatti del riscaldamento climatico e dei cambiamenti climatici in generale sono un po' su tutti quanti i settori. Prima parlavo dell'agricoltura e sicuramente in agricoltura è uno dei settori che più ne si risente perché se non abbiamo risorse d'acqua dobbiamo ricorrere all'irrigazione e l'irrigazione, se l'acqua non c'è, non possiamo costruirla e quindi ne risentono i nostri raccolti. C'è un impatto importante sulle foreste e sulle risorse idriche, abbiamo già detto, c'è un impatto importante anche sulle aree costiere, perché se abbiamo un aumento del livello del mare, tutte le aree costiere, noi che siamo un paese che si affaccia sul mare, per gran parte del nostro territorio, sicuramente saremo più proni a fenomeni come erosioni, inondazioni e quindi a un aumento anche dei costi per proteggere tutte quelle comunità che abitano e che vivono nelle aree costiere. E c'è in generale un impatto sulle specie e sulle aree naturali, e poi c'è un impatto, sicuramente l'ho saltato il primo, sulla salute, sulla nostra salute. E ci sono, per esempio, che deriva sia dagli incendi causati dal maltempo, per esempio i decessi dovuti appunto a un nubifragio, a un'alluvione, ma anche, per esempio, un impatto sulle malattie respiratorie o su chi ha patologie, per esempio, cardiorespiratorie in particolare, e c'è un impatto anche sullo svilupparsi di eventuali pandemie. Ora, non parlo di Covid in questa presentazione perché i risultati ancora non ci sono, ci sono alcuni risultati, ma ancora non sono molto chiari. E quindi quanto sia l'impatto del clima e delle condizioni climatiche sullo sviluppo e sulla diffusione del Covid, non abbiamo ancora delle certezze, quindi di questo non parlerò. Però sicuramente gli impatti, i cambiamenti climatici e la variabilità climatica influenzano la nostra salute. Non è soltanto il cambiamento climatico che influenza la salute di una comunità o di una popolazione, ci sono anche altri fattori, per esempio la crescita demografica, il fatto che la popolazione sia l'aumento della popolazione anziana, ma anche le diversità etniche, per esempio, le disparità economiche, sono altri fattori che insieme al clima influiscono determinano la vulnerabilità della comunità e quindi la salute di quella comunità. E quindi, oltre al cambiamento climatico, dobbiamo capire quale sia l'esposizione e la sensibilità della popolazione a determinati cambiamenti e come questi possono
influenzare il benessere della comunità o della popolazione. E di fatto noi sappiamo, per esempio, che l'ondata di calore del 2003 ha prodotto moltissimi decessi. E di fatto sappiamo che alcune specie, per esempio la zecca dei boschi, la zanzara tigre, che da noi non albergavano o erano molto rare, ora sono sempre più presenti, come per esempio il virus della febbre del Nilo, e abbiamo avuto dei casi anche quest'anno, ma poi abbiamo appunto l'influenza, gli effetti diretti degli eventi estremi, come per esempio quelli dovuti alle alluvioni e alle piogge intense. E queste sono due mappe prodotte dal CNR che ci dice qual è la distribuzione geografica delle vittime a sinistra, dovute a piogge intense e alluvioni nel periodo fra il 1968 e il 2017. Come vedete, ci sono alcune zone che sono particolarmente vulnerabili, che sono tutta quanta la costa che va dalla Toscana a tutta la Liguria, una parte del Piemonte e Lombardia, ma ci sono anche delle altre aree che sono, per esempio, sulle coste della Campania, ma sono anche in Sardegna, le ritroviamo anche in Sicilia e in Calabria, e in parte in Puglia, e sono tutte quelle aree dove si vanno a formare le celle temporalesche più di frequente e più intense. E fra l'altro a questo si aggiunge, alle piogge intense, si aggiunge anche il fatto che l'Italia ha un territorio molto fragile e quindi frane e smottamenti dovute alle alluvioni o in contemporanea alle alluvioni sono un altro dei parametri, o meglio dei fattori che determinano poi la distribuzione geografica delle vittime. E in questo è importantissimo il servizio che fa la Protezione Civile di allerta meteorologica e idrologica e il suo ruolo appunto nell'avvisare poi quelle che sono le comunità locali attraverso i prefetti, attraverso i sindaci, attraverso tutta la catena fino al singolo cittadino. La stessa cosa si può dire per le ondate di calore. E sicuramente abbiamo avuto delle ondate di calore molto importanti negli ultimi 10-20 anni e associate a queste ondate di calore abbiamo avuto dei decessi, soprattutto fra la popolazione sia anziana, ma anche fra la popolazione molto giovane e fra la popolazione immigrata e che ora vive in Italia, quindi che viene da altri paesi e che ora si trova in Italia. Anche qui il Sistema Nazionale di Allarme per le ondate di calore, che è gestito in questo caso non da Protezione Civile direttamente, ma tramite il Ministero della Salute e che emette il bollettino ondate di calore per 47, mi sembra, città italiane, è un sistema che funziona e che ci dà delle informazioni molto precise e che vengono trasmesse, per esempio, tramite tutto quanto il sistema dei medici di base alla popolazione più vulnerabile, che sono appunto persone anziane, persone con patologie, bambini, eccetera. E gli scenari di cambiamento climatico in Italia non differiscono da quelli che vediamo, che presumiamo siano gli scenari a livello globale. E possiamo ipotizzare che un aumento di 2 gradi da qui alla fine del 2000, al 2100 non è del tutto escluso. E sappiamo anche che dobbiamo agire e che cosa possiamo fare. Sappiamo che non possiamo proseguire come era prima, sappiamo che il costo dei cambiamenti climatici è molto elevato e siamo arrivati ad un limite, quasi a uno stato irreversibile. Quindi è una gara che stiamo perdendo, ma è una gara anche che possiamo vincere, come ha detto appunto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare, per esempio, migliorare la conoscenza, quindi lavorare sulla parte scientifica, ma anche valutare il rischio, perché se le inondazioni ce l'ho in un'area dove non c'è nessuno, non mi interessa, ma sicuramente di meno che non in un'area come per esempio le coste della Campania o della Liguria. E migliorare la previsione e la prevenzione, a lavorare sulla politica.
lavorare sulla politica significa anche sviluppare dei sistemi per cui si vada verso la decarbonizzazione, quindi l'uso sempre minore di quelli che sono i combustibili fossili e il passaggio alle energie rinnovabili. E tutto questo però significa anche rivedere i nostri stili di vita, perché se noi non usiamo più combustibili fossili, qualche cosa dobbiamo inventarci, dobbiamo cambiare il nostro modo di agire e il nostro modo di investire per il futuro. E alla base di tutto questo, se da una parte c'è migliorare la conoscenza dei fenomeni, quindi il lavoro scientifico, dall'altro c'è la formazione e la informazione. Accrescere il bagaglio di conoscenze e competenze è sicuramente un fatto importante. Per questo è importante anche riuscire a portare nelle scuole, ma anche nelle scuole a tutti i livelli, anche nelle università come la vostra, trasmettere quel bagaglio di conoscenze e competenze a qualcun altro che poi possa fare da portavoce o da ambasciatore e allargare quindi la platea di coloro che sanno e che conoscono. Valutare il rischio non è facile perché si parte dalla probabilità che si verifichi un evento, poi andare a vedere qual è la vulnerabilità del sistema, vedere qual è l'esposizione della popolazione e dei sistemi naturali e vedere poi come si potrebbe agire in quei casi, quindi un adattamento al rischio. E sicuramente le scelte politiche sono importanti e le scelte politiche devono lavorare su quattro parole chiave che sono l'adattamento, quindi adattarsi ai cambiamenti climatici, mitigare, che significa lavorare sulle cause e quindi lavorare su quello che dicevo prima, che era appunto la decarbonizzazione, quindi il passaggio da combustibili fossili, per esempio, a energie rinnovabili, ma anche avere una politica, adottare una politica che vada verso uno sviluppo sostenibile e che si creino delle comunità resilienti, cioè delle comunità che sappiano reagire e che sappiano costruire su quello che è successo, su quello che si è imparato, laddove un evento importante, meteorologico importante, è successo. E in questo sicuramente il Green Deal è uno slancio verso un futuro migliore, quindi ci aiuta a migliorare il benessere delle persone. Non è facile, vediamo quanto dibattito c'è, lo vediamo in televisione tutti i giorni, quanto dibattito c'è sia a livello nazionale che internazionale, ma diciamo che molti passi avanti sono stati fatti a fine settembre dell'anno scorso, quindi prima della pandemia. Il nostro Presidente del Consiglio era stato ampiamente applaudito e riconosciuto il suo ruolo per quello il ruolo dell'Italia che l'Italia poteva svolgere proprio nei confronti della sfida del clima e sul lavorare al taglio della CO2, che significa appunto a quella decarbonizzazione che tutti ci aspettiamo. Poi c'è stata una battuta d'arresto, però le cose stanno comunque lentamente riprendendo e andando avanti. E poi dicevo appunto, c'è stata la pandemia che un po' ha messo in secondo piano la crisi sanitaria, ha messo in secondo piano la crisi climatica. Anche se poi molte voci, questo per esempio è il climatologo Luca Mercalli, e molte voci hanno fatto emergere e hanno evidenziato come l'emergenza climatica è qui ed ora, e quindi se non agiamo qui ed ora, l'emergenza climatica va avanti e si arriva a quella crisi, a quel punto di non ritorno. Quindi non ci si deve fermare come si è fatto con la pandemia. Cioè la pandemia non ci ha fermato, non ci deve fermare la crisi climatica. Le due crisi sono molto simili, hanno delle analogie, all'inizio sono invisibili, hanno una specie di periodo di incubazione per cui non ci rendiamo conto di quanto siano gravi, però poi ci affliggono e ci prendono a tutti. Se da un certo punto di vista diciamo che l'emergenza climatica è forse anche peggio del Covid, perché in qualche modo è irreversibile. Se noi per il Covid riusciremo a trovare un vaccino e la strada è stata aperta e stiamo arrivando
ad un vaccino e stiamo arrivando anche a delle cure, per l'emergenza climatica ancora non è molto chiaro dove vogliamo andare, anche perché soprattutto c'è di mezzo molto la politica e questo tante volte può creare un freno e può creare dei disallineamenti fra le nazioni, fra i paesi e quindi la risposta non è uguale per tutti. Quindi quello che sicuramente occorre fare è disegnare un nuovo modello di sviluppo, ridefinire l'economia in chiave circolare, quindi in chiave di bioeconomia. Io vengo da un istituto per la bioeconomia, è proprio questa l'idea, cioè lavorare su tutti quegli aspetti che fanno di una comunità resiliente e tutti quegli aspetti che fanno di uno sviluppo sostenibile. E da una parte abbiamo gli scienziati consapevoli, queste sono due lettere, una petizione e una lettera che è stata inviata alla Presidenza della Repubblica, dove in piena pandemia. In cui si fa ben presente appunto come questa crisi climatica c'è qui ed ora e bisogna agire. E questa è in particolare le 10 azioni che alcuni scienziati hanno proposto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, 10 proposte per un paese sostenibile dopo Covid-19. Quindi lavorare su diversi aspetti che siano in qualche modo, che ci aiutino in qualche modo a rallentare il cambiamento climatico. E poi c'è il ruolo che possiamo giocare tutti noi, perché tutti noi siamo cittadinanza attiva e tutti noi possiamo ragionare su alcuni fatti, riprendere alcuni discorsi quelli che sono i beni comuni, che sono l'aria, l'acqua, le foreste, gli ecosistemi, i boschi, ma anche l'agricoltura. E occorre uno sforzo congiunto e quindi qui noi possiamo lavorare, perché se c'è una cittadinanza che cosciente di quello che è la crisi, di quello che è il cambiamento climatico, allora lì si può fare della sinergia, si può fare della cooperazione, si può arrivare a un colloquio, si può arrivare a un confronto, a un ascolto di chi sta dall'altra parte, che è il mondo della scienza, che ci dice a che punto è arrivato, che cosa ha scoperto, e da lì riuscire a costruire appunto una comunità che sia resiliente e che sia che guardi avanti. Quindi i livelli ai quali si può lavorare vanno dal locale al globale, passando per tutti i livelli e senza alcuna distinzione. E abbiamo visto, prima della pandemia, abbiamo visto un grande affare da parte dei giovani, abbiamo visto la Greta Thunberg, abbiamo visto i Fridays for Future, questi sono il gruppo degli italiani che avevano portato dei messaggi molto importanti ai nostri politici e questo significa cittadinanza attiva, partecipare, non dico a questi, ma comunque partecipare, se non ci piacciono questi, un altro gruppo, se non ci piace l'altro gruppo, allora andiamo avanti, però partecipare e costruire insieme e far sentire la nostra voce anche appunto a chi ci comanda o a chi ci governa, più che ci comanda. E questo è l'appello dei ragazzi Fridays for Future che avevano scritto non molti mesi fa, mi sembra subito prima dell'estate, un appello che è stato firmato anche da molti scienziati, proprio parlando all'Italia tutta. E poi c'è l'informazione. Abbiamo detto la formazione, ma anche l'informazione. Oggi sappiamo che l'informazione passa attraverso i social media, per molti versi, perché ormai i social media sono un elemento fondamentale. Pochi guardiamo il giornale, molti guardiamo Facebook o guardiamo Instagram o guardiamo qualunque altra cosa. Però c'è il rischio, le fake news, quindi le notizie false sono sempre esistite, però c'è il rischio che queste notizie false vengano amplificate e diventino veramente un grosso problema. Allora, quello che è importante è cercare di
di non farci cogliere dall'incertezza, dalla sfiducia, dalla confusione che possono venire dalla disinformazione o dalle notizie false, ma bisogna fare attenzione e cercare di verificare la notizia, cioè se vediamo un titolone, cercare di capire che cosa significa, che cosa c'è dietro, andare a leggere tutto l'articolo, ma non soltanto il titolo, per esempio, per capire meglio, verificare su altre fonti, perché confondere le idee sicuramente non serve e quello che serve invece è una buona e corretta informazione e su questo devo dire che il giornalismo può giocare veramente un ruolo importante perché un giornalismo di qualità può essere sicuramente vincente sia per chi fa il giornalista ma anche per chi poi usufruisce di quel bene, di quel servizio. E mi fermo qui. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Marina Bandi per la sua chiarezza nella sua esposizione e continuiamo l'informazione, visto che a quanto pare ne abbiamo sempre poca, dando la parola al dottor Giacomo Magatti. Grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. Vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche dell'opportunità di aver potuto ascoltare anch'io, la dottoressa Baldi, è stata davvero una presentazione molto interessante e una presentazione da cui prendo anch'io alcuni spunti, nel senso che a me è stato chiesto di proseguire il discorso della dottoressa Baldi, ci ha fatto un quadro molto, molto interessante, molto dettagliato su cosa sta succedendo, verso dove stiamo andando e qual è il ruolo di ciascuno, delle nostre comunità, della nostra società. E io da lì proprio partirò per andare a cercare di illustrarvi quali sono alcune esperienze reali legate a quelle che sono le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ovvero le due azioni che dobbiamo mettere in atto per rispondere alla crisi climatica in atto. Mi piace riprendere, prima di aprire la presentazione, due parole importanti che ha utilizzato la dottoressa Baldi. La prima è resilienza, che voglio sottolineare anch'io, ma soprattutto la seconda, che è partecipazione. Io, oltre a lavorare per questa no profit Rete Clima, adesso vi dirò brevemente chi è e cosa fa, lavoro all'Università di Milano Bicocca, dove ho un ruolo di coordinamento della struttura di sostenibilità dell'Ateneo. Il motto che ci siamo dati all'interno dell'Università di Milano Bicocca per promuovere questo percorso di sostenibilità con studenti e personale è proprio sostenibilità e partecipazione, parafrasando Gaber. Quindi sostenibilità e partecipazione. Se non si attiva la partecipazione attiva delle persone, delle comunità, se non si diffonde questa cultura, se non si fa educazione, non ne usciremo. Se ne esce tutti insieme o non se ne esce, detto proprio in termini quasi brutali. Allora vado ad aprire la mia presentazione, dove a dire il vero troverete alcune, chiedo scusa, devo fare condividi, share screen, ecco qua, vi chiedo se vedete la presentazione, la mando anche a tutto schermo. Ok, troverete, stavo dicendo, alcune immagini, alcuni concetti che ha già fatto vedere la dottoressa Baldi, andrò veloce, ma non sarà, secondo me non farà male ripeterli, anche se dopo pochi minuti. Vi dicevo che appunto io all'Università di Milano Bicocca, dove lavoro, ho fondato insieme ad alcuni colleghi ricercatori questa ente no profit Rete Clima che vuole proprio offrire, e poi lo vedremo nel seguito della presentazione, un modello per la decarbonizzazione di enti, aziende, eventi, associazioni, eccetera. Ovvero per provare a ridurre e a portare vicino allo zero o allo zero le emissioni di un sistema per andare verso quella idea di quell'obiettivo che ha anche il Green Deal di emissioni zero, perlomeno di avvicinarci, sì, entro il 2050. E
Riparto dall'immagine che è già stata fatta vedere dei Sustainable Development Goals, dove il numero 13 è dedicato alla climate action, appunto. E perché parto da questa agenda? Perché questa è già prima, come già si è detto, il primo strumento che viene dato a livello globale, su alta scala ovviamente, dalle nazioni, per tutte le nazioni, per tutta l'umanità. Perché? Perché si è partiti, quando è stata pubblicata questa agenda, dal presupposto che il modello di sviluppo fosse insostenibile, non solo per le emissioni di gas serra, non solo per i cambiamenti climatici in atto, ma in generale, da un punto di vista sociale, ambientale ed economico, il nostro modello di sviluppo è insostenibile. E lo è, anche se ho appena detto che la sostenibilità si basa su tre elementi, che sono l'ambiente, la società e l'economia, assieme al quarto pilastro, diciamo, che è la governance. Senza la governance non si può fare vera sostenibilità. C'è il punto di partenza, a dire il vero, è strettamente ambientale quando si parla di sostenibilità. Quindi alla base di un'agenda di questo tipo ci sono dei limiti fisici del nostro pianeta. Limiti fisici, non va avanti la slide, ecco. Perché limiti fisici? Perché il nostro pianeta è un pianeta limitato, è un sistema chiuso. Quindi ci offre tutte le risorse di cui abbiamo bisogno, però allo stesso tempo deve ricevere anche tutti i nostri scarti, ed evidentemente c'è un limite sia nella fornitura di risorse, nella capacità di assorbire i nostri inquinanti. Questo concetto di limite non è né positivo né negativo, ma è un concetto totalmente naturale. Qualsiasi sistema naturale evidentemente è limitato fisicamente per definizione. È riconoscere questa limitatezza che è importante, perché se io riconosco che qualcosa è limitato, cerco di sfruttare, uso questa brutta parola, le risorse che questo sistema mi offre nella maniera tale per cui queste risorse vengono conservate nel tempo, o immetto in questo sistema scarti, ma in modo tale che questo sistema sia in grado di assorbirli. Questo è il concetto di sviluppo sostenibile. La sostenibilità è proprio questo. E sappiamo bene però che la situazione è questa. Abbiamo superato da tempo, con la nostra impronta, la capacità di carico della terra, ovvero la capacità di offrire risorse e assorbire i nostri scarti. Siamo evidentemente in deficit ambientale, ed è per questo che è necessaria una strategia di sviluppo sostenibile. Se tutti vivessero come viviamo col modello occidentale, altro che quella terra e mezza avremmo bisogno per sostentare il nostro stile di vita. Chiaramente in questo momento, e questa parlando di sostenibilità, appunto mi ha detto anche sociale, spesso si usa il termine equità, si dice equilibrio delle tre e la sostenibilità, ovvero ecologia, equità, economia. In un'ottica di sostenibilità e di equità sociale, chi tiene ancora un po' in piedi questo l'equilibrio della nostra terra è chi dall'altra parte del pianeta ha un'impronta tale che è talmente bassa che in qualche modo fa sì che la nostra vita, oltre i limiti, non faccia ancora collassare il pianeta. Ma immaginate, in una popolazione mondiale attendere al 2050 a 9 miliardi, se tutti gli esseri umani a buon diritto volessero vivere con lo stile di vita nostro, o ancor più degli statunitensi, che hanno un'impronta ancora più alta della nostra, chiaramente capite che questo deficit ambientale non sarebbe più sostenibile, quindi si andrebbe verso un collasso. E perché vi sto dicendo queste cose legate all'impronta? Perché se andiamo a vedere da cosa è composta la nostra impronta, il grosso dell'impronta, qui vedete un grafico che mostra la nostra impronta ambientale dagli anni 60 a più o meno ai giorni nostri, il grosso dell'impronta è carbon. Vedete, quel blu è il carbon, ovvero le nostre emissioni di gas serra, fondamentalmente. Il carbonio che noi restituiamo all'ambiente, abbiamo restituito, stiamo restituendo all'ambiente, ovviamente l'abbiamo preso dall'ambiente. Combustibili fossili hanno origine vegetale, ovviamente su scale temporali talmente lunghe che si sono trasformati nelle componenti, appunto, nei combustibili fossili che noi utilizziamo, e che in un istante noi rimandiamo in ambiente, trasformando il carbonio, facendo legare con la combustione
il carbonio all'ossigeno e facendo andare questa CO2 d'atmosfera. CO2 che è un gas perfettamente naturale. Il problema è la cinetica, i tempi con cui questa operazione viene effettuata, la rapidità con cui abbiamo rimandato in ambiente sotto altra forma il carbonio stoccato nei combustibili fossili ha determinato questa nostra impronta. E abbiamo visto, questa curva è già stata mostrata, evidentemente la crescita dei gas serra, questo è uno dei grafici che si può trovare, una sovrabbondanza di emissioni di gas a effetto serra che supera la capacità di assorbimento del nostro pianeta. E quindi la conclusione è quella che ci è stata detta prima, con questa frase a effetto, ovviamente, we are cooking our planet. Stiamo cucinando il nostro pianeta. Ma ce lo dice l'IPCC, non lo dico io, ce lo dicono i dati, ce lo dicono le misure, come è stato detto in precedenza. E allora, è già stato detto, siamo arrivati al punto tale in cui i giovani sanno perfettamente che la scienza dice, ha un certo tipo di messaggio, sono scesi in piazza, è stato detto l'esempio di Greta, e hanno chiesto una sola cosa, di ascoltare la scienza e agire. Perché? Perché si sono resi conto che gli stiamo rubando il futuro, come è stato da loro stessi detto. E appunto la scienza è unanime e concorde sulla crisi climatica, ma quello che interessa a me in questo momento è farvi vedere come anche il mondo economico sia consapevole dei rischi che ci sono. Questo grafico fa parte del Global Risk Landscape 2020. Tutti gli anni il World Economic Forum, non propriamente un consesso di ambientalisti, pubblica questo report sui rischi o sui potenziali rischi, quelli che sono considerati essere i rischi più probabili in termini di accadimento, ma anche i rischi più grandi in termini di impatti. Infatti questo grafico vedete che sull'asse delle X i likelihood sono gli eventi considerati più probabili, mentre sull'asse delle Y in termini di impatto. Ebbene, i rischi principali sono quelli legati, si legge poco immagino, ma nell'angolo in alto a destra, dove evidentemente ci sono gli eventi più probabili incrociati con gli eventi che sono considerati a più alto impatto, sono proprio quelli legati al clima, ovvero il fallimento delle azioni sul clima, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, i disastri naturali. Il pallino rosso che vedete è quello legato alle water crisis, ovvero le crisi dell'acqua, che sono considerate, perché il pallino rosso, sono considerate, quadratino rosso, sono considerate un rischio sociale, ma a ben vedere evidentemente derivano da un rischio ambientale. E quindi il mondo economico, il mercato è più ambizioso della politica? In qualche modo sembrerebbe di sì. Appunto, dicevo, il World Economic Forum, il suo direttore, ha chiesto a tutte le aziende partecipanti al forum appunto di impegnarsi ad arrivare a emissioni zero entro 2050 o prima. Sulla destra invece vedete un intervento del 19 novembre, quindi di pochi giorni fa, di Larry Fink, che magari è un personaggio di cui non si conosce il nome, ma è colui il quale muove un portafoglio da 8.000 miliardi di dollari, il fondo BlackRock. BlackRock è la più grande società di investimento al mondo. E ebbene, lui il 19 novembre ha affermato che ormai gli investitori stanno passando a società incentrate sui fattori ESG. Cosa sono? Sono i fattori Environmental Social Governance, ovvero quei fondi che investono sulla sostenibilità. E non si è fermato a questo, ha anche aggiunto che le imprese americane, la scorsa settimana in cui ancora Trump provava a alzare la voce rispetto ai risultati delle elezioni, ha detto proprio così, che le imprese americane appoggeranno Joe Biden se prenderà la decisione, mi sembra che farà appunto, di riportare gli Stati Uniti all'interno dell'accordo sul clima di Parigi. Sapete, è stato citato prima l'accordo di Parigi, Trump aveva deciso di portare gli Stati Uniti, quindi una delle prime economie mondiali, se non la prima, fuori da questo accordo, per favorire ovviamente un certo tipo di lobby. Joe Biden, e quindi, ma anche gli investitori, sono loro stessi a spingere perché si faccia questa scelta di ritorno dentro l'accordo di Parigi, perché evidentemente c'è anche da una parte probabilmente una paura dei rischi che mette a repentaglio ovviamente i modelli economici che loro governano, ma dall'altra parte probabilmente
viene ravvisata anche una convenienza in termini economici di iniziare ad andare a investire in un certo tipo di contesto, probabilmente dettato anche dal clima, intendo dal clima sociale, cioè dalle persone che spingono, dai giovani fino a tutto quello che dicevamo in precedenza. Adesso questo è un altro modo rispetto a quello che vi è stato fatto vedere in precedenza della crescita della temperatura, perché lo riporto qui, ecco, vedete le varie linee che vanno a comporsi rappresentano le temperature medie degli anni a crescere dal 1850 al 2018. Il tempo dell'azione è ora, perché vedete quelle due linee concentriche, quei due cerchi concentrici rossi, 1,5 gradi, 2 gradi. 2 gradi è l'obiettivo che la conferenza di Parigi ha dato, dicendo riduciamo le emissioni in modo tale che le temperature stiano sotto i 2 gradi. Poi l'IPCC poco dopo ha detto cerchiamo di stare entro 1,5 gradi, perché non è a rischio la Terra, non è a rischio il pianeta, siamo a rischio, è a rischio la società umana. Quindi siamo molto vicini, lì è fino al 2018, ma il 2019 è stato altrettanto caldo, e quindi bisogna agire ora. Agire come? Lo dicevo in apertura, le due parole che appunto caratterizzano l'azione di contrasto in qualche modo ai cambiamenti climatici sono la mitigazione e l'adattamento. Partiamo dal presupposto del fatto che iniziare ad agire contro i cambiamenti climatici non significa bloccarli istantaneamente. Il sistema atmosferico, ma anche il sistema oceanico, sono sistemi estremamente complessi da un punto di vista fisico, e la risposta che avranno nel tempo, anche interrompendo all'istante le emissioni di gas serra, porterà ad avere cambiamenti climatici, riscaldamento e eventi estremi per moltissimo tempo. E non sto parlando di giorni, né di mesi, né di anni, ma di secoli. Quindi la parola mitigazione, che è riferita a ridurre le emissioni, quindi a intervenire direttamente sulla riduzione delle emissioni, deve accompagnarsi inevitabilmente a dei piani di adattamento, ovvero per provare a contenere i danni in qualche modo. Gli impatti dovranno essere affrontati per molto tempo, quindi per non mettere a rischio vite umane e ambiente, le nostre città, nei nostri contesti sociali, è necessario adattarsi, e sarà necessario farlo per molto tempo, ripeto. Questa è un'immagine estremamente semplificata e che racconta la mitigazione. Se da una parte abbiamo la generazione delle emissioni di CO2, così come tradizionalmente abbiamo sempre fatto, ovvero tramite la combustione dei combustibili fossili, l'uso di una mobilità tradizionale, la gestione dei rifiuti a perdere, diciamo, piuttosto che l'inefficienza energetica, dall'altra parte ovviamente adesso agendo in maniera più efficiente con la promozione di investimenti in ambito energetico, in ambito della mobilità, in ambito alimentare, in ambito della gestione dei rifiuti, in un'ottica di circolarità e così via, ovviamente abbiamo la possibilità di andare verso quella che è la carbon neutrality. L'adattamento, come dicevo, invece, per cui l'Italia ha, come molti paesi, una propria strategia nazionale di adattamento appunto ai cambiamenti climatici, quella via proprio per essere resilienti in qualche modo. In pratica dobbiamo rispondere a ciò che agli eventi estremi, ma non solo, a ciò che anche influisce sul nostro organismo. Pensate alle ondate di calore che sono state citate prima, in maniera tale per cui si possa continuare perlomeno a vivere in una maniera accettabile. Quindi all'interno dei piani di adattamento ci sono proposte che sono quelle definite un po' più hard, da un punto di vista quindi più tecnologico, infrastrutturale, che soft, che sono più non strutturali, sono legate anche ai comportamenti.
e qui ci sono solo quattro punti di esempio, sono legati all'adattamento, è legato alla pianificazione territoriale di edilizia urbana, quindi con una pianificazione consapevole nelle città, in termini anche di bioarchitettura. In ambito energetico, ovviamente, parliamo di energia da fonti rinnovabili, ma non solo, parliamo di produzione diffusa dell'energia distribuita su piccola scala, attivando comunità energetiche che in un'ottica di quartiere o di distretto producono e consumano la propria energia e cedono all'esterno quella in più, utilizzando le famose smart grid che devono essere in grado di gestire la distribuzione di questa energia, magari soprattutto verso i grandi consumatori, e così via. Poi il tema dei trasporti, ovviamente, verso una mobilità più sostenibile, che sia prima di tutto attiva, favorendo la mobilità collettiva, trasferendo il trasporto di merci il più possibile su ferro e meno su gomma, e così via, fino alla gestione della risorsa idrica, che è fondamentale in termini di salvaguardia della stessa. L'ho già un po' detto, ma è importante, pur parlando di problematiche globali, agire su scala locale per affrontare i cambiamenti climatici, sia in termini proprio di azione, quindi quello che dicevo prima nel piano di adattamento, no? Viene detto la bioarchitettura e così via, per migliorare la qualità ambientale dei luoghi dove si vive, ma anche per migliorare e garantire il benessere psicofisico delle persone. Perché le città de non devono adattarsi solo le città, devono adattarsi le persone mantenendo la propria salute psicofisica, ovviamente. E intervenire su scala locale nelle città significa anche intervenire dove la maggior parte delle persone nel mondo vive. Sapete che qualche anno fa c'è stato, le persone che vivono nelle città sono diventate di più di quelle che vivono nelle campagne. Quindi agendo nelle città significa investire. Dove c'è la maggior parte delle persone e dove alcuni degli effetti, vedi isole di calore, eccetera, si manifestano. Ma anche in qualche modo influire sugli stili di vita, cercare di andare a modificare gli stili di vita su larga scala del singolo, ma delle comunità, e incidere quindi a livello proprio socioculturale sulle persone. E questo quindi è fondamentale. Qui entra in gioco questo no profit di cui faccio parte, che si chiama Rete Clima, che ha pensato, ideato e promuove un percorso, patrocinato peraltro dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la parte di compensazione dell'impronta di gas serra, adesso lo vedremo, che prevede proprio di offrire a qualsiasi ciclo di prodotto, a un'organizzazione, a un evento, e così via, un percorso in cui si possa innanzitutto valutare quella che è il contributo in termini emissivi, cioè qual è l'impronta di carbonio, come dicevamo all'inizio, quindi quanto un sistema, un ciclo di prodotto emette davvero. E quindi sulla base di quello andare a ridurlo. Io in università mi occupo di una metodologia di valutazione degli impatti che si chiama Life Cycle Assessment, che è la valutazione del ciclo di vita. Questo significa che non si valuta solo un punto, ad esempio, dove ci sono delle emissioni, un camino, un tubo di scappamento di un'automobile, ma si va a valutare, se faccio proprio l'esempio dell'automobile, dall'estrazione delle materie prime che servono per costruirla, tutta la fase di progettazione, di realizzazione dell'automobile, la fase di trasporto, perché magari quell'automobile è stata prodotta, non lo so, in Polonia, dico un po' sto a caso, ed è stata portata in Italia, quindi poi viene portata al concessionario, viene venduta, viene utilizzata ovviamente per un certo numero di chilometri, quindi con un consumo di carburante, eccetera, e poi deve essere smaltita. Tutto questo è il ciclo di vita. In tutto il ciclo di vita si deve calcolare l'impronta. Questo dell'automobile è un esempio molto complesso, ovviamente. Possiamo parlare di esempi anche molto più semplici. Adesso, tra un attimo, vi farò vedere tre esempi. Dopo averla calcolata, però, l'impronta bisogna ridurla. E quindi, avendo un
avendo effettuato uno studio che mi va a vedere quali sono tutte le fasi di un ciclo di vita, posso identificare quelle in cui quelle che portano più contributo in termini emissivi e quindi andare a ridurre queste impronte. Non tutta l'impronta, perlomeno magari non in una prima fase, tutta l'impronta può essere ridotta o azzerata, quindi si può procedere a progetti di compensazione delle emissioni residue, che adesso vediamo di cosa si tratta, e non dobbiamo dimenticare poi un'ultima fase legata alla comunicazione, all'educazione, anche se vogliamo un po' al marketing per le aziende che poi fanno questo tipo di interventi, perché è giusto che questa parola marketing sia usata anche in termini positivi per le aziende che scelgono di fare percorsi che sono positivi nei confronti dell'ambiente, rendicontando in maniera seria tutto il percorso. Lo dico perché sono molte le realtà che adesso hanno questo tipo di approccio. Noi, provenendo da un'università, abbiamo questo brutto vizio che abbiamo bisogno di capire e di misurare tutto senza lasciare al caso, insomma, e rendicontando proprio tutto il percorso che si fa. Quindi questo è fondamentale, di avere un'idea, non di avere un'idea, di misurare proprio nel concreto dove stanno queste impronte, progettare la riduzione, progettare la compensazione, comunicarla in maniera più seria. Vi faccio tre esempi concreti. Faccio nomi e cognomi perché sono lavori che sono stati fatti da tempo e sono tre casi studio, ovviamente. Valgono un po' per tutto, poi se volete farmi delle domande. Parlando di un'organizzazione, vi faccio l'esempio di Subito.it, che è un sito internet che permette agli utenti di mettersi in connessione e fare compravendita tra di loro di oggetti. In qualche modo è un sito con cui abbiamo lavorato volentieri perché di fatto allunga la vita dei prodotti e quindi riduce l'impatto allungando la vita di un prodotto, quindi dando modo a qualcun altro di usare un prodotto già usato, se ne evita intanto la produzione di uno nuovo e anche il fine vita di quello stesso lo si rimanda e quindi si riduce un po' l'impatto. Questo però, sto parlando della carbon footprint dell'organizzazione, del loro edificio. Abbiamo calcolato per un anno quali fossero le emissioni in termini di climatizzazione, di consumi energetici, della mobilità dei dipendenti casa lavoro, delle trasferte che facevano per lavoro. Questa immagine è riferita al primo anno che l'abbiamo fatta, poi l'abbiamo fatta per diversi anni questo lavoro. E quindi hanno ottenuto queste impronte, nel tempo l'hanno ridotta facendo delle scelte di approvvigionamento energetico, delle scelte proprio di implementare delle strutture di autoproduzione energetica, sia riducendo fortemente la mobilità privata dei dipendenti casa ufficio, sia riducendo fortemente le trasferte. Poi questo 2020 le trasferte le ha proprio annullate, ma attenzione, noi qui ci parliamo tramite uno schermo, tramite un computer, che non è certo a impatto nullo in qualche modo, nel senso che ricordiamoci anche internet e anche il web, insomma, hanno un impatto dovuto ai server che ci permettono, fortunatamente, io mi connetto con voi da Como e quindi questa è una possibilità molto bella, però non dimentichiamoci che anche questa trasmissione, questa possibilità di vederci a distanza ha un impatto, certo, più ridotto rispetto a un viaggio aereo o un viaggio che per recarmi sul posto per un evento. Questo è un esempio di una carbon footprint di prodotto, invece una borraccia d'acciaio per sostituire, appunto, sapete, il grosso problema della plastica, l'impatto che vediamo tutti, che abbiamo visto essere mediaticamente molto, insomma, uno degli argomenti principali degli ultimi anni è stata la plastica in ambiente, e la borraccia sicuramente è una buona soluzione per sostituire la bottiglietta di plastica. Quindi abbiamo calcolato l'impronta che questa borraccia ha nel suo ciclo di vita, è stata fatta solo la parte fino, diciamo, a che il consumatore la prende in mano e inizia a usarla. Quindi dalle materie prime, la lavorazione dell'acciaio, eccetera, il suo packaging, il suo trasporto, distribuzione, sono stati ottenuti quel numero che vedete in basso a destra, quel 540 grammi di CO2 circa. Cosa significano questi 540 grammi di CO2? Significano che appunto questa borraccia, per essere prodotta finché arriva a me e io inizio a usarla,
ha dato questo contributo emissivo, quindi non è a impatto zero una borraccia. Dall'altra parte, se pensiamo a una bottiglietta di plastica da mezzo litro, questa stessa bottiglietta in un ciclo di vita paragonabile a questo, quindi dall'estrazione delle materie prime, la lavorazione, il packaging, il trasporto, emette 70 grammi di CO2. Allora vince la bottiglietta di plastica? Assolutamente no. Il vantaggio della borraccia ovviamente è quella di utilizzarla più volte, quindi l'analisi del ciclo di vita mi fa dire che la bottiglia emette 70, la borraccia emette 500, ma la borraccia la uso, si spera, 100, 1000, 2000 volte, non lo so, la singola bottiglietta di plastica la uso una volta sola e la getto. Quindi se ci pensate, basta una settimana di bottigliette di plastica per arrivare allo stesso impatto di una borraccia, e la borraccia la uso ben più di una settimana, per semplificare ovviamente. Si possono fare l'analisi delle emissioni di gas serra degli eventi, ad esempio, questo è un convegno che è stato fatto, e quindi è stata analizzata la location in termini di emissioni, è stata analizzata quelle che sono la ristorazione, i pernottamenti, la mobilità, i trasporti, i materiali di stampa, gli allestimenti, è stato tenuto un grosso quantitativo di gas serra per questo evento, che è stato completamente, per scelta degli organizzatori, compensato, e quindi ha avuto il nome di evento carbon neutral. Qui c'è un discorso da fare, ovviamente comodo compensare a valle rispetto a un'emissione che si fa, chiaramente si deve andare ad agire prima progettando il più possibile, e questo vale anche per i prodotti, vale per tutto, in questo caso l'evento. Fino a quando mi metto a tavolino devo ragionare in un'ottica di, chiamiamolo, eco design dell'evento, del prodotto, per far sì che di ridurre in anticipo le emissioni, poi andare a compensare solo quelle residue. Compensare come? Può compensare facendo assorbire le emissioni agli alberi, ovviamente, ma anche tramite progetti legati alle fonti. Parlando di forestazione, questa può avvenire ovviamente su scala locale o su scala internazionale. Noi puntiamo su quella che è la scala locale, coinvolgendo chi ci affida lo studio della sua impronta in un'ottica di partecipazione, appunto, torna questa parola, e quindi la forestazione compensativa urbana partecipata dalle aziende. E consideriamo una buona pratica quella di piantare alberi nelle città per il contrasto al climate change. Questa slide è un po' pubblicitaria di quello che facciamo. E anche queste sono slide che in realtà utilizzo anche quando devo parlare magari con un'azienda o con un ente che vuole andare a compensare. Vado velocemente solo per dirvi, per farvi capire una cosa, che l'importanza che sta iniziando ad assumere la compensazione. In questa foto c'è il sindaco di Milano, Sala, in camicia bianca, che pianta un albero a Parco Nord, che è un parco che è nel nord del comune di Milano, verso Sesto San Giovanni, è un grosso parco nella città. Quello, la persona vestita di grigio con gli occhiali è l'amministratore delegato di Gucci, che ha deciso di compensare gli impatti degli eventi della settimana della moda. Questo siamo nel 2019, ovviamente, perché quest'anno gli eventi sono in qualche modo saltati, e come ben sappiamo. Qual è il messaggio, al di là del fatto di mettere a dimora degli alberi nella città, anche se questo, a dire la verità, non è nel centro della città, ma è al limite della città? Poi vi racconterò per cosa sta quella parola forestami in alto. Gucci è una società ovviamente ricca, non devo dirlo, non devo dirvelo io, ma qual è il messaggio che si sta cercando di dare alle aziende? Ok, tu fai profitto in un luogo, in una città, ma il tuo profitto porta delle negatività per la collettività, perché tu con il tuo profitto intanto stai generando un impatto in termini emissivi. Paga per compensarlo, e quindi l'investimento che si chiede all'azienda non è solo è per la collettività, di fatto, perché questa piantumazione è un po' una restituzione di quello che le aziende si sono presi mettendo in ambiente le emissioni di gas a effetto serra. Quindi
questa operazione è vantaggiosa per tutti. Il comune che non spende un euro per mettere a dimora piante nella propria città. L'azienda che compensa le sue emissioni fa un'operazione che capite bene essere di elevato valore in termini di marketing e comunicazione. La cittadinanza si trova l'aria più pulita non solo in termini di emissioni di CO2, perché piantare alberi in città significa assorbire il particolato atmosferico, significa ridurre l'isola di calore urbana, significa ombreggiare, significa avvicinare alla natura le persone, cosa che non è scontata. Riavvicinarsi alla natura è una delle cose più importanti in questa fase storica, soprattutto i bambini, le giovani generazioni. Abbiamo fatto numerosi progetti di piantumazioni in cui abbiamo coinvolto scuole proprio per questo motivo, per educare, per far capire cosa si sta facendo. E Milano, ma non solo Milano, perché progetti di questo tipo sono stati fatti in diverse zone d'Italia. Non più tardi di un mese fa eravamo nella provincia di Lucca, dove ci sono diverse cartiere che hanno compensato le loro attività mettendo a dimora di fatto un bosco con più di 1000 piante. E faccio l'esempio di Milano perché lavoriamo per lo più lì, ma della verità sto lavorando anche con dei soggetti romani con cui ci auguriamo di poter fare qualcosa a breve. Questo progetto Forestami è l'idea di riconvertire i vecchi scali ferroviari dentro Milano e altre zone abbandonate proprio dentro la città di Milano a boschi urbani, con l'idea di piantumare 3 milioni di alberi entro le Olimpiadi del 2026 e altri, ho un vuoto, non mi ricordo la cifra esatta, entro il 2030, comunque un enorme numero di alberi che la città di Milano, in 6x6 i cittadini di Milano non potrebbero mettere a dimora, sia in termini economici che in termini di prettamente in termini di investimenti, insomma, anche in termini di tempi, di lavoro, eccetera. Le aziende fanno questa opera, quindi io non sto santificando le aziende, che comunque sia fanno un'opera di compensazione dei loro impatti, e il messaggio deve essere che le aziende devono ridurre le proprie emissioni, non andare a compensarle. Non deve passare il messaggio che la compensazione sia la soluzione alle emissioni in atmosfera. Certo è che, fatto tutto quel percorso che vi ho raccontato in termini di analisi della propria carbon footprint, della propria impronta di carbonio, ridotta questa impronta, resta il fatto che una parte può e deve ben essere compensata, proprio per portare tutti quei benefici che vi ho detto gli alberi possono portare alle nostre città. Ci sono poi, vi avevo aggiunto altri esempi che potevo farvi vedere, comunque vedete degli eventi di piantumazione e compensazione. Vi ho citato le scuole, purtroppo non posso farvi vedere foto di bambini, le abbiamo fatte ogni tanto, ma non è delicata la cosa. Le aveva il mio collega, non ha fatto tempo a mandarmele, ma sul nostro sito le potete trovare. E ecco, ci sono, questo è un bosco che è nato grazie a un evento che è stato fatto. Sempre, io vi faccio esempio di Milano perché è la realtà che conosco meglio, ovviamente, ma abbiamo lavorato, ad esempio, anche stiamo lavorando per il grosso evento che ha distrutto la grossa tempesta Vaia che ha, ricordate, nel 2018 in Trentino, la tempesta Vaia che appunto ha abbattuto adesso dico 1 milione di alberi, ma non mi ricordo, ammetto di non ricordare in questo momento la cifra esatta. Stiamo lavorando a due cose. Una, la valorizzazione del legno che è rimasto a terra, perché in qualche modo, se ci pensate, quel legno, se correttamente gestito e conservato, farà sì che il carbonio rimanga fissato dentro le piante. Questo è un altro fattore da considerare, che le piante nel tempo, anche se diventano legno, se non sono bruciate, mantengono il carbonio che vi abbiamo stoccato nel tempo. E però, ovviamente, per rinaturalizzare, quindi ripiantumare tutte quelle aree che sono state colpite dalla tempesta. Vi cito come ultimissima cosa, io non so se sono andato fuori tempo massimo, io ho parlato, non mi avete detto niente, io ho parlato e vi chiedo scusa se ho sforato.
ma l'ultimissima cosa che vi dico, l'ho citata prima in realtà, ma mi sono dimenticato di citare il web. Il web inquina, quindi noi proponiamo anche questa cosa di capire quanto l'uso di internet, in questo caso spesso sempre di più l'uso eccetera, impatta, si può calcolare quello che è l'impatto e si può andare a ridurlo compensando. In questo caso più agendo sui server che ci ospitano, rendendoli a, diciamo, emissioni più possibile vicine allo zero grazie a fonti rinnovabili. E qui c'è la mia mail in questa slide finale, se volete contattarmi sono volentieri a disposizione anche dopo questo momento. Vi ringrazio molto. Bene, io ringrazio il dottor Magatti, e anche lui è estremamente chiaro, e do la parola al nostro presidente Lamberto Cioci per le ultime considerazioni un po' su tutta la videoconferenza avuta. Grazie Antonio, innanzitutto parto dai ringraziamenti, uno ai partecipanti e poi anche ai docenti. Se ho capito bene, in queste presentazioni decisamente ampie, ma anche da un punto di vista divulgativo molto importante, Marina ha parlato un po' della parte che in termini, credo, correggimi Marina, riguarda l'anamnesi, la diagnosi e la prognosi, quanto tempo ci abbiamo per morire, e poi Giacomo sta parlando delle terapie per evitare la morte del paziente. Quindi in termini generali il pianeta Terra malato ha bisogno di questo tipo di attività per poter capire dove sta, capire che malattie ha, capire gli effetti delle malattie, evitando quindi quello che è portare il paziente, oramai è di moda, in terapia intensiva per poi non tornare più indietro. Quindi forse questi esempi molto semplici riescono a far capire che la Terra comunque è un oggetto vivente che alla fine tiene conto meno degli esseri umani, perché comunque poi si riadatta in altri momenti. Perché nella storia della Terra, nei suoi miliardi di anni, tra non soltanto le glaciazioni, ma gli eventi catastrofici, ne sono stati tantissimi, specie sono scomparse, ne sono comparse altre. La Terra ha cambiato aspetto, ma ha continuato. La Terra può continuare senza di noi se non abbiamo l'intelligenza di poter capire come adottare terapie nel tempo per evitare queste crisi. E mi preoccupa moltissimo quando Marina ha detto irreversibile, cioè come se esistesse un punto di non ritorno dove non è più possibile fare nulla. Questa roba è ansiogena, cioè crea veramente una situazione che dovrebbe essere condivisa a livello planetario. Ora, al di là dei teoremi economici o meno, e al di là di chi sta inquinando di più o di chi non ha inquinato nella storia, per esempio i paesi del tipo la Cina e l'India, e ora magari inquinano di più e pretendono di poter inquinare ancora, fino a quando non capiranno anche loro, perché l'equilibrio di queste cose l'ha dato. Mi fa piacere il fatto che poi si mettano d'accordo, ma siamo ancora al 2015, se ricordo bene quello che avete detto per quanto riguarda un accordo sul clima, e poi ci sono state più o meno defezioni. Serve un accordo generale di collaborazione sul clima che fissi delle date e definisca delle politiche congiunte per evitare la crisi del sistema antropico, perché altrimenti da qui non se ne esce. Io quindi ringrazio. Non ho visto domande sulle chat, ma naturalmente la cosa è andata per le lunghe e sono felice di questo, perché al di là del numero di partecipanti che gestiremo diversamente la prossima volta, ma generalmente la videoconferenza è stata decisamente molto piacevole, perché le persone sono rimaste o meno, la lungaggine non l'ho percepita perché è tutto interessante. Se c'è qualche domanda fatela in questo momento, ma credo in questo momento siamo tutti quanti nelle condizioni di poterci salutare e poter anche... Io ho provato a fare la registrazione di questa roba, è talmente lunga che secondo me viene fuori qualcosa come un giga o giù di lì, e quindi sarà improponibile poterla diffondere. Io ci provo, se non mi consumo i miei 500 giga che ho comprato ultimamente, cercherò di fare qualche cosa per migliorare la situazione. Allora io ringrazio di nuovo Marina Giacomo, ringrazio i partecipanti, dica loro che da questo momento in poi
abbiamo uno strumento provato oggi in esperienza primaria per poter continuare a fare le nostre lezioni online. E qualora dovesse servire, chiamerò di nuovo Giacomo, eccetera. Ho avuto delle esperienze su quello che diceva Giacomo, perché in un palazzo che ho governato di circa 30.000 metri quadrati, e quindi parliamo di molti ettari, quando si è affrontato il problema dell'impatto di questo palazzo sul clima, se ne sono fatte tante. C'eravamo, non so se 100 scambiatori di calore, non era coibentato e tante altre cose. Lo studio fatto ci ha portato naturalmente a ridurre l'impatto e l'impronta, come dici te, di questo palazzo enorme. D'accordo, allora un saluto a tutti. Ci sono domande, comunque lo dico perché mi corre l'obbligo di dirlo. Se qualcuno vuole fare una domanda su un intervento, lo può fare, ma non ho visto chat, però alza la mano, io lo vedo e andiamo avanti. Non vedo niente. E allora io vi saluto di nuovo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie mille. Ciao Roberto, l'ho visto. Ciao. Vedo Roberto, lo vedo anch'io. Ciao Roberto. A seguire la conferenza. Grazie mille a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao Bianca, ciao a tutti. Arrivederci, grazie mille. Ciao. Arrivederci. Ciao Laura. Ciao Bianca. Maria Pia. Ciao Roberto. Ciao Pina. Tutti, grazie. Ciao Maria Laura. Ciao a tutti. Renata e tutti quanti. Pure Renata, grazie Renata. Maria Pia, un abbraccio. Ciao. Allora,